Itarin oggi è quotata sull'AIM di Borsa Italiana, ha deliberato da pochissimo il passaggio all'MTA, quindi il mercato principale, nel segmento Star, che è quello in cui le piccole e medie aziende italiane si confrontano con dei livelli di trasparenza, governance compliance di livello internazionale. Questo perché il segmento Star vuole essere attrattivo non solo per gli investitori istituzionali italiani, ma soprattutto per la platea di investitori internazionali. È una cosa che avevamo già previsto da quando ci siamo quotati all'AIM nel 2016. Dopo 4 anni abbiamo raggiunto, secondo noi, quella che era il livello di maturità, di presenza sul mercato e di organizzazione per fare un passaggio così importante. Quindi i motivi sono sicuramente quelli di confermare un momento di grande crescita e di raggiungimento di un nuovo livello di maturità della società, che ricordiamo è oggi l'unica società italiana quotata in borsa che si concentra nel mondo del real estate sul prodotto della casa. Quindi noi facciamo case, siamo concentrati su questo. Siamo in un segmento che la borsa chiama consumer product, proprio perché la casa è a tutti gli effetti un prodotto di consumo, forse il più bello, forse il più grande, forse quello che più ci appassiona gli italiani e tutte le famiglie, e quindi nel mondo del consumer product siamo gli unici rappresentanti del prodotto casa, cosa che invece in altri mercati più maturi, sicuramente nella parte finanziaria del real estate, ci sono tantissimi operatori. Immaginate che solo a Londra il totale delle aziende quotate in borsa che fa il nostro mestiere, quindi che fa sviluppo residenziale, quindi che fa case, ha una capitalizzazione complessiva di 47 miliardi di sterline. Quindi riteniamo che questo possa essere il viatico per avere altri operatori anche in Italia, perché questo mercato diventi maturo, perché altre aziende possano affacciarsi alla borsa. Noi siamo contentissimi della nostra esperienza in borsa e quindi vogliamo continuarla, giocare magari nella serie maggiore, ampliare il nostro portafoglio di investitori, migliorare quella che è la visibilità. Siamo molto attenti a quelle che sono poi le regole, la governance, la trasparenza. Riteniamo che questo sia un valore, un settore che ha bisogno di raggiungere quel livello di trasparenza, di compliance, di governance, che dà credibilità a tutto il sistema. Quindi è una scelta che per noi era doverosa, prevista, fatta in un momento in cui l'azienda ha saputo esprimere un grandissimo potenziale. Oggi siamo, come sapete, su Milano, siamo un operatore con 17 progetti, abbiamo in piano di fare più di 2500 appartamenti, quindi insomma le cose stanno andando molto bene e ci sembrava il momento giusto per passare all'MTA, al segmento Star. Vitarin si è dedicata da sempre allo sviluppo residenziale, quindi la realizzazione di immobili per la vendita principalmente al mercato della prima casa, quindi alle famiglie. All'interno del gruppo Vitarin è da poco nata una nuova realtà che si chiama Omisi, che sfrutta quelle che sono le capacità di sviluppo e quindi la ricerca di immobili da demolire, ricostruire o comunque di aree di nuove operazioni di sviluppo residenziale, ma a volte al mercato dell'affitto. Ci rivolgiamo con Omisi a un target particolare, che è quello degli young professional, quindi sono i giovani lavoratori, che è la parte più dinamica della società milanese. Milano oggi attrae tantissimi giovani perché ha un sistema universitario straordinario. Abbiamo 3 tra le prime 10 università in Europa, con il Politecnico, con la Bocconi e con Bicocca adesso per medicina, e dietro loro ci sono tantissime università pubbliche o private che hanno attratto, io direi dall'Expo in poi, decine di migliaia di giovani. Immaginate che negli ultimi 10 anni l'anagrafe di Milano ha registrato 130.000 nuovi iscritti sotto i 40 anni, quindi sono giovani che portano le loro speranze, le loro capacità professionali a Milano e che ovviamente hanno bisogno di una soluzione abitativa che oggi è molto deficitaria. Sono giovani che ovviamente hanno una disponibilità
più bassa delle famiglie, spesso sono appena arrivati al mondo del lavoro, hanno contratti a tempo o sono con soluzioni di lavoro che sono all'inizio e vogliono però una soluzione abitativa dove, che non può essere più lo studentato di qualità, dove magari si migliorano le relazioni non solo professionali ma anche personali. Quindi l'idea di Omisi è di costruire degli immobili nuovi con un nuovissimo pensiero abitativo, delle case pensate però per essere affittate su base della stanza, quindi con la formula del co-living, quindi è la sharing economy che entra nel mondo dell'abitare, i condomini, quindi i co-resident condividono nella stessa casa la cucina, il living e gli spazi diciamo abitativi e poi nell'edificio tantissimi spazi multifunzionali come spazi per lo smart working, spazi di entertainment, spazi di relax o di condivisione per una vita veramente piena. Quindi a portata del loro portafoglio con 600 euro al mese tutto incluso, i ragazzi possono avere una soluzione abitativa di qualità, stanno in una stanza pensata con tutti i comfort, super efficiente, in un ambiente dove possono fare conoscenze, dove possono divertirsi e dove possono crescere anche professionalmente. È un fenomeno che abbiamo già visto partire qualche anno fa nel mondo degli uffici con lo smart working, abbiamo tantissimi player, molti di caratura internazionale, questo fenomeno lo portiamo nel mondo dell'abitare su quel target che riteniamo essere quello oggi pronto a fare una condivisione degli spazi abitativi. Quindi abbiamo grandi aspettative per questa nuova iniziativa di Abitare In. Partiremo con un progetto pilota e da lì vorremmo crescere, perché la spinta di Abitare In è sempre quella di crescere, di diventare sempre più azienda pubblica, azienda leader, con l'obiettivo, quando ci saranno le opportunità, magari di quotare Omisi e quindi di portare avanti con Omisi un nuovo percorso di borsa per dare una nuova opportunità di investimento al mercato finanziario italiano e milanese. È ormai da mesi che siamo abituati a sentir parlare tutti i giorni del Covid, siamo forse anche un po' stufi, la realtà è che il Covid ha creato una sospensione della realtà che però avrà degli effetti non solo transitori, sicuramente sul comportamento delle persone, sul comportamento degli acquirenti, delle famiglie. Noi abbiamo inteso questo fenomeno transitorio del Covid come un momento di accelerazione, di catalizzazione di alcuni fenomeni sociali che erano già in corso, come quello dello smart working che è stato totalmente sdoganato grazie al Covid e quindi con i sindacati, le aziende che su quello che era un modello di lavoro che già si intravedeva hanno fatto quel passaggio per farlo diventare operativo, ovviamente hanno fatto di necessità virtù perché non si poteva fare altro. Lo stesso lo vediamo avvenire nel mondo della casa, quindi siamo stati tutti chiusi nelle nostre case per diversi mesi, gli italiani, i milanesi risparmiano, sono meno inclini a spendere per altre cose e la casa è rimasta l'obiettivo di acquisto fondamentale, principale. La casa ha riacquistato centralità nella vita delle famiglie perché ci siamo stati chiusi per mesi, perché abbiamo apprezzato o rivalutato qual è l'importanza degli spazi abitativi. Gli stessi magari devono essere ripensati con figli o compagni che devono vivere, lavorare e studiare insieme a noi, cosa che prima non succedeva. E quindi questo ha sicuramente cambiato anche non solo la propensione all'acquisto, ma anche quello che è il prodotto cercato. Sulla propensione all'acquisto noi abbiamo diversi progetti in corso, in vari stadi di lancio commerciale, non abbiamo avuto nessun impatto da quello che è il Covid, anzi vediamo un maggior interesse, una maggior propensione all'acquisto. Abbiamo lanciato a giugno il nuovo progetto Savona 105 che ha avuto un successo incredibile, in 2 settimane di lancio abbiamo venduto i 40 appartamenti che erano messi in vendita. Sulla parte di prodotto, grande attenzione agli spazi aperti, sia condominiali, privati, quindi un parco, un giardino privato piuttosto che un'area dove andare a passare un po' di tempo o fare smart working al di fuori della casa ma in un ambiente più protetto che quello condominiale. Nell'appartamento invece grande attenzione ai loggiati, terrazzi,
è richiestissimo, cioè praticamente l'usato oggi non offre più nulla con terrazzi o loggiati di qualità, quindi grande attenzione agli spazi esterni privati della casa. La possibilità di personalizzare è diventata importantissima perché ovviamente ogni famiglia, in funzione di come è composto il nucleo e di come si lavora o si studia, ha esigenze diverse, quindi grande spinta a non comprare quello che c'è, ma a comprare quello che ci sarà. Quindi acquisto sulla carta sempre più importante e all'interno dell'acquisto sulla carta grande attenzione alle distribuzioni degli spazi, grande efficienza. Ovviamente non tutti hanno la possibilità di comprare case più grandi, il budget familiare spesso quello è, quindi grande attenzione all'efficienza, quindi meno corridoi, spazi più dinamici, flessibili e personalizzabili. In questo devo dire abbiamo avuto un po' di fortuna perché da sempre questo è il canone del prodotto Abitare In, che ha puntato sempre sul tailor-made e sugli spazi aperti privati come loggi e terrazzi, e quindi ci siamo trovati, io dico per fortuna, quindi con un po' di fortuna, con un prodotto che oggi è quello che il mercato chiede. In complesso vediamo che il numero delle transazioni, parlo di Milano perché non conosciamo il mercato residenziale al di fuori di Milano, continua a crescere, continua a esserci quel gap tra domanda e offerta, quindi tantissimi giovani che continuano a venire a Milano. Il trend di crescita demografica di Milano ha ripreso già dal dopo l'estate e vediamo invece sempre meno progetti, un pochino perché alcuni grandi operatori internazionali hanno avuto un momento di ripensamento e quindi sono stati meno pronti, diciamo, a lanciare nuovi progetti nell'immediato post-Covid, e perché sicuramente oggi gli iter autorizzativi che comunque procedono a Milano hanno subito sicuramente una piccola battuta d'arresto dovuta alla necessità di lavorare da remoto da parte degli uffici pubblici. Quindi una domanda che continua a crescere, un'offerta che in questo momento è leggermente in calo, ma ci aspettiamo che poi gli operatori riprendano con la proposta di progetti immobiliari residenziali. Facendo rigenerazione urbana, quindi occupandoci della crescita in ambito residenziale della città, siamo sempre molto attenti a quelle che sono le dinamiche urbane, le dinamiche di riqualificazione, le dinamiche sociali nella città. Con il Covid, in quello che sarà il post-Covid, Milano, si trova con un vantaggio competitivo rispetto a moltissime altre città. È una città dove la qualità della vita, la qualità della relazione è sempre stata molto alta, soprattutto dall'Expo in avanti. Una città che è cresciuta tanto, come dicevamo prima, ha saputo attrarre tanti giovani, tanti talenti, tante capacità professionali che oggi vedono nella possibilità di stare in una città tutto sommato piccola, che si è sviluppata in un modello più sostenibile di altri, perché Milano non ha mai specializzato delle grandi zone a delle funzioni. Immaginiamo a Londra con la City, piuttosto che a Parigi con tutta la zona dell'Alfans, invece con aree puramente residenziali. Milano si è sviluppata storicamente come l'insieme di tanti centri, pensiamo anche ai nuovi, City Live, Porta Nuova di grandissimo valore, pensiamo alla zona Navigli, pensiamo alla zona di Porta Romana e della Darsena. Zone con grande qualità di vita, abitative, ristoranti, bar e uffici, quindi dove all'interno della stessa zona posso muovermi a piedi o in monopattino. Adesso c'è questa nuova idea, no? Della città a portata di monopattino, della città dei 15 minuti. E Milano non è altro che il conglomerato piccolo, non gigantesco, quindi non da grande metropoli, ma da città a portata Duomo, con 5-6 centri dove all'interno di questo centro posso vivere senza avere la macchina, passare la mia giornata, fare la spesa, lavorare, magari lavorare da remoto o andare in ufficio. Questo ha fatto sì che quello che si ipotizzava essere un trend di totale decentramento, quindi di gente che per lo smart working avrebbe abbandonato le città, non sta succedendo, i dati ci dicono il contrario, ma anche la logica ci dice il contrario. È evidente che
Il Covid, tra le tante cose che ha catalizzato e accelerato, ha dato ancora più importanza agli aspetti di sostenibilità anche ambientale, ed è evidente che il modello di sviluppo urbano che ha Milano è molto più sostenibile che in un modello decentralizzato, perché decentralizzare vuol dire portare nuovi servizi fuori dalla città, occupare del verde, portare fognature, elettricità e comunque andare a congestionare quelli che sono la mobilità, sicuramente la mobilità personale che ancora vede nell'automobile, sugli spostamenti di media lunga portata, l'unico mezzo possibile. Bene, a Milano si può vivere senza automobile e non si consuma nuovo spazio, quindi noi riteniamo che oggi Milano, per tutte queste considerazioni, rappresenti un modello di sviluppo urbano sostenibile, più sostenibile di altri, probabilmente uno dei più sostenibili nel mondo occidentale.